Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Appuntamento consueto di ogni inizio mese, quello dell'unboxing della Beauty Box di Look Fantastic mensile. Quest'oggi sono qui per mostrarvi tutto ciò che ho trovato all'interno della Beauty Box del mese di settembre. Devo dire che questo mese mi ha lasciato un po' perplessa, ma vi voglio mostrare prima il contenuto della box e poi vi darò ovviamente quelle che sono le mie opinioni a riguardo. Sapete che io sono una grandissima appassionata delle beauty box di Look Fantastic e se mi seguite da un po' sicuramente saprete che ho fatto questo abbonamento più di un paio di anni fa. La cosa che mi ha spinto realmente a fare questo abbonamento è stata in realtà la curiosità di conoscere nuovi brand. Infatti, grazie alle beauty box di Look Fantastic che appunto si ricevono mensilmente, si ha veramente la possibilità di conoscere nuovi marchi, di provare nuove cose e ovviamente ampliare i propri orizzonti. Devo dire che questo mese di settembre ho ricevuto la Beauty Box velocemente, in pochissimi giorni, motivo per il quale mi trovo già qui a filmarla. Anche questo mese l'ho ricevuta all'interno di questa box, fatta appunto in cartone riciclata, e vi voglio mostrare le cosucce che ho trovato all'interno. Per prima cosa ho trovato questo QR code che appunto scannerizzato con la fotocamera del proprio cellulare dà l'accesso a quello che è la brochure che prima si trovava fisicamente all'interno della box e che ci spiega appunto tutti i prodotti contenuti all'interno. Devo dire che anche questo mese la Beauty Box ha un valore che si aggira intorno ai 50 euro. Io vi do il valore in euro, però devo dire che i prodottini che ho trovato all'interno io li ho acquistati qui perché vivo in UK, ecco, però comunque la stessa box si riceve anche in Italia. Allora, iniziamo subito dalle cose dell'haircare. Ho trovato due prodotti di Paradox, che è un marchio di prodotti per la cura dei capelli. In particolar modo ho trovato questo shampoo e balsamo della stessa linea di Paradox, della linea Growth, e hanno lo scopo prettamente di andare a rafforzare il capello e soprattutto di renderlo più doppio. Questi due prodotti sono in un formato da 30 ml, quindi sicuramente si possono fare 4-5 applicazioni. Trovo che queste travel size, perché alla fine sono delle travel size, sono sicuramente molto molto comode perché ci danno letteralmente la possibilità di scoprire il prodotto e capire se appunto è un prodotto che ci possa piacere o meno, ecco, portandolo a termine. In ogni modo, questi due prodotti di qui hanno un valore complessivo che si aggira intorno ai 22 euro. Lo shampoo ha un costo di 9,50 pound, il balsamo di 10,50 o 11,50. In ogni modo hanno un costo che si aggira intorno ai 20 pound, quindi siamo intorno ai 22 euro. Sono molto molto curiosa dal provarli. Al momento sto utilizzando dello stesso marchio un'altra maschera per i capelli, di cui poi parleremo più avanti. In ogni modo sono molto contenta perché grazie appunto a queste box sto scoprendo questo nuovo marchio che devo dire non è niente male. Poi per la skincare questo mese ho trovato solo ed esclusivamente un formato travel friendly da 20 ml di questo cleanser di Evolom, che è un marchio molto molto conosciuto e in particolar modo è un marchio molto famoso appunto per questo prodottino qui, che è un burro struccante con una fragranza balsamica, un prodotto molto molto valido. Io ho avuto in passato la possibilità di provarlo insomma, e mi è piaciuto tantissimo. Sono contentissima di averlo ritrovato tra l'altro in questo formato, perché è un formato perfetto da portarsi in vacanza, e quindi questo qui per me è un altro prodotto che mi è piaciuto un sacco. Sempre rimanendo in tema skincare, ho trovato poi di 111 Skin questi dei puffing eye mask, quindi dei patch per il contorno occhi, quindi sono in realtà un trattamento defaticante per il contorno occhi di questo marchio 111 Skin, che è un marchio di cui ho sentito veramente tantissimo parlare, di cui se ne parla veramente tanto, ma che io personalmente credo di non aver mai provato nulla, quindi sono molto molto contenta di averlo provato. Ovviamente questo qui è un prodottino full size e quindi anche questo è un prodotto che
mi è piaciuto molto. E poi un altro prodotto anche che mi ha colpito è questa saponetta di Groom, ed è una saponetta che può essere appunto utilizzata per deteggere il corpo. Sapete che ultimamente si sta cercando sempre di più di evitare l'utilizzo e l'acquisto soprattutto di confezioni in plastica, e quindi cercare di fare quantomeno possibile, diciamo, rifiuti. E la cosa mi interessa molto. Ho visto tra l'altro che da un paio d'anni a questa parte si sta cercando veramente di sostituire i prodotti in flaconi in prodotti solidi, come ad esempio abbiamo lo shampoo solido, abbiamo il bagnoschiuma solido, come ad esempio questo, abbiamo le saponette. Quindi sono molto molto contenta. Tra l'altro un formato da 45 ml. La profumazione non è il massimo, devo dire che la profumazione non mi colpisce più di tanto. Il prodotto si presenta in questo modo e sicuramente sarà un prodotto che durerà tantissimo. E infine l'ultimo prodotto è un prodotto di make up che però, devo dirvi la verità, non mi ha particolarmente colpita, ed è un blush di Pixi. Dice di essere in un formato full size. Devo dire onestamente che Pixi non è un marchio che mi ha mai colpito più di tanto. In ogni modo il prodottino è questo, ed è un beauty blush duo nella tonalità Peach Honey. È in realtà un blush suddiviso in questo modo. A mio avviso è un illuminante, un blush. Potete un po' mischiarlo se volete appunto applicare sulle vostre guance un effetto un po' più luminoso, altrimenti potete appunto utilizzarli singolarmente. Il prodotto in questione è questo qui, e questo qui in realtà è l'unico prodotto full size della box. Allora, questi erano quindi i prodottini che ho trovato questo mese di settembre. Quindi abbiamo trovato due prodotti per l'hair care, shampoo e balsamo, due prodottini per la skin care e un prodotto per la cura del corpo, e infine l'ultimo prodotto è appunto un prodottino di make up. Quindi anche questo mese di settembre devo dire che c'è stata una bella scelta di prodotti, piuttosto vasta, ecco, quindi che non comprendeva soltanto la skin care o la body care, ma un po', diciamo, varia, insomma. La box non mi è dispiaciuta. Io sto pensando però di cancellare l'iscrizione, ci penserò ancora su un altro po', perché ho notato che comunque ultimamente bene o male, vuoi o non vuoi, si trovano sempre le stesse cose, o comunque la stessa tipologia di prodotto. In ogni modo, per me è sempre bello condividere con voi quelli che sono i miei pensieri, le mie beauty box, le cose che acquisto. Fatemi sapere in ogni modo se questa tipologia di video vi incuriosisce, vi piace, in modo tale da tenerlo comunque in considerazione se mantenere questo abbonamento per i prossimi mesi o meno. Quindi vi aspetto numerose nei commenti. Vi ringrazio se siete arrivate fino a qui. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Voto della beauty box direi un 6,5, perché comunque c'è la sufficienza, ma non è diciamo una box che mi ha particolarmente colpita, ecco. Vi aspetto numerose nei commenti. Vi ringrazio se siete arrivate fino a qui. Ci vediamo sicuramente molto molto presto con un nuovo video. Vi mando un bacio, ciao.